l'equipaggio numero 7 ha portato un tonno alla sottobarca, lo stanno misurando per stabilire appunto le dimensioni e adesso noi proveremo ad avvicinarci con Giulio Urbani, il nostro amico biologo, che ecco ci fanno segno che ci possiamo avvicinare e proveremo a tenere noi il tonno, diciamo la canna con il tonno, a appoggiarlo sulla spiaggetta di poppa della barca Giulia e a misurare e a inserire una tag satellitare direttamente sul tonno. Grazie ragazzi, bravissimi, bravissimi! Giù a mille proprio, anche grazie all'acqua che gli abbiamo messo in bocca. Giulio, bel lavoro, bravo, complimenti, grazie, grazie da parte di tutti i pescatori. Grazie per il supporto. Questo rilascio è stato da manuale, anche grazie all'aiuto di Sandro, il pesce non lo abbiamo nemmeno dovuto raffiare, non ha perso un goccio di sangue, da manuale proprio, perfetto. Rubiamo qualche segreto ai nostri concorrenti. Allora, circo look senza ardiglione come da regolamento, girella montata direttamente nell'occhiello dell'amo, un bellissimo nodo, veramente bello, con una ventina di spire, una quindicina sicuramente, e adesso cercheremo di capire che nodo sia. E poi ho visto un terminale, sarà lungo 7 metri con un paio di metri di doppiatura, ovviamente per forzare il pesce nelle ultime fasi e tenerlo vicino alla barca. Qui al tatto mi sembra un filo intorno allo 0,70, quindi notevolmente diciamo basso come diametro, e sarà un 50, un 60 libbre come carico di rottura. Beh, andiamo a riportare l'attrezzatura a questi gentilissimi concorrenti, l'equipaggio numero 7 che ci ha prestato il tonno per questi nobili fini scientifici. È stato veramente emozionante questo attimo in cui abbiamo marcato il pesce. Giulio Urbani è veramente un bravissimo biologo e si è visto da come ha maneggiato in tutte le fasi appunto il tonno. In pochissimi istanti ha posizionato questa tag con questi due arpioni sul dorso del pesce e lo ha rilasciato in tempi veramente molto rapidi. Poi abbiamo visto che il pesce era molto vitale sia a bordo quando gli abbiamo messo diciamo un getto di acqua di mare sulle branchie e così l'abbiamo ossigenato in modo forzato, sia quando è andato in acqua ha dato subito due colpi di coda ed è scappato via. Poi tra l'altro anche un bel pesce, lo stimo tra i 40 e i 50 kg, insomma veramente ecco, una bella cosa. Speriamo di aver aiutato la comunità scientifica a capire qualcosa in più sulle migrazioni e sugli spostamenti dei tonni.